C'è di giallo nella vostra vita? Scopritelo E quanto c'è di noir nella vostra vita milanese? con noi. Ha risolto giallo! C'è stato un cambiamento Da noi non voluto. da noi non voluto, cioè Subito. io mi sarei fatto incatenare al mio posto. Anch'io. Pur di non venire qua, però Idem. vabbè. Guardateci. Ueste Dorighezzi. Comunque. Un Sanremo de noartri proprio. Allora, Ma. qui, come potete vedere, purtroppo accanto a me, tra l'altro sulla stesso colore, tonalità diverse, perché il suo è più ciano, il suo è il mio più scuro. Siamo qui, sempre Sorgato E e Mazzarellani. Mazzarillani, che tra l'altro stavo guardando nella direzione sbagliata, dietro, no? Sono con le telecamere. Che non sono abituato a stare in questa posizione, l'ha Sorgato sì, io no. Allora, intanto bentornati a Risolto Giallo. Ma Ma sì, ma che quello era ness sottinteso. Ok, ma che nessuno si faccia venire in mente l'ardito pensiero che noi adesso si vada così d'accordo da spartirsi il microfono, eh? Sì, esatto, cioè non fateci l'abitudine di vederci così vicini perché. È tutta colpa dei nostri Esatto, ospiti! cioè, come dicevo prima, cioè, questa è una squadra di calcetto, una tavolata proprio pronta da definire i ruoli e poi scendere in campo, e tra l'altro Allora, con un vediamo, io nero direi azzurro. attaccanti. Varallo e Maimone presenti. Presenti. Difesa, Bellini. Presente. Tra l'altro, Bentornati. due ospiti che mi dispiace per voi che siete di nuovo È venuti tolto. qua, perché cioè, ne avrete già abbastanza di venire qua, cioè, basta una volta. No, è sempre un piacere, non siamo così, dai. Non so tu, ma io, ecco, Vabbè, questo oh. me l'ha detto Sorgato di dirlo, Ma cioè, dopo questa dopo le persona diamo è. l'Iban. Ah, ok. Perfetto. Allora, cari risultisti, oggi ci abbiamo a pepinara qua di un sacco di gente perché non presentiamo un libro, ma presentiamo una raccolta di racconti. È la prima volta, vero, che ci capita una raccolta di Sì, racconti. sì. Quei Ne avevamo parlato sorrisi. magari in altre puntate, in altri speciali, magari, però una È puntata di vero. Risolto Giallo dedicata puramente alle raccolte, no. Fine dell'attimo in cui gli do ragione. Esatto. Tornando a noi, abbiamo scelto questa perché siamo molto affezionati all'editore. Perché ha una bellissima motivazione che adesso i ragazzi ci raccontano e perché obiettivamente l'argomento è molto, molto noir. Chi prende la parola e ci racconta cos'è questa raccolta, a che puntata è arrivata? Fate la compita, Lui. Lui. Maimone, che tra l'altro ogni volta ha sempre il colore adatto che richiama i conduttori. Questa volta non ha la camicia gialla, però che ricorda Risolto Giallo, ha una camicia più chiara, più vicina al blu. Beh, dunque, è la sesta raccolta e già in preparazione la settima. Quindi oramai sta diventando una consuetudine a cui partecipano tutti gli autori della casa editrice Frilli, ma anche chi non scrive per Frilli partecipa semplicemente alla raccolta. I proventi vanno tutti in beneficenza, ogni volta l'ente interessato è diverso a seconda del caso e di quello che c'è da promuovere. In questo caso è la Gigi Ghirotti, che è un'associazione di Genova, che Che si si occupa occupa di? malati terminali, non vorrei, mi sembra, se non erro, sì. Ecco, quindi ogni volta c'è un tema, e ogni volta c'è un tema diverso, un tema unificante che riguarda tutti quanti. Onlus. In particolare, questa puntata, il tema era la risata, e coniugare risata e noir è stato un compito di una certa difficoltà. È abbastanza interessante come scelta. Ecco perché l'abbiamo scelta, perché era veramente un tema, per carità, adesso va molto il cozy crime, quindi capita di farsi qualche risata leggendo dei noir. La puntata scorsa abbiamo avuto Paola Baraldi, che è per esempio un'autrice che fa molto sorridere. Però in un racconto, avete un numero di battute quando. Sì, anche abbastanza poche, 8.500 fino all'ultima, fino a questa, che quindi sono piuttosto brevi i racconti, Eh sì, 8.500 è proprio immagino. poco. Adesso la nuova, che sarà la settima, le hanno aumentate un po', possono essere 10.000. 10.000, sì.
Armando D'Amaro, che è il curatore dell'antologia, mm-hmm. Ci ha dato questa, questo numero di battute questa in più. Chance. Mm. Michela. Sì. Allora, Michela non è ancora mai venuta a Risolto Giallo, entry. Però vi facciamo vedere uno dei suoi libri perché prima o poi sarà cooptata anche lei, grazie di essere qui. Grazie a voi. Raccontami un po' come funziona la Genesi. Ti chiama D'Amaro, ti chiama Frilli, ti dice stavolta si parla di questo e ti dà... Per l'antologia, per l'antologia. Dici? In generale no, mandano una mail agli autori dicendo quest'anno, in realtà prima c'è un po' di dibattito sul titolo, no? E ognuno suggerisce. Potete partecipare alla sì, scelta del sì, titolo? Sì, sì, cioè, no, nel senso, non si avrei può mai detto che Frilli fosse democratico. No, si può proporre e poi scherzo, dopo ovviamente a un certo punto arriva la mail e dice vabbè, allora abbiamo scelto questo tema. E quindi potete iniziare a scrivere parecchi mesi prima arriva. Sì, sì, prima di Natale di solito. E dai dettagli poi del, vabbè, il carattere, tutte queste cose, quante battute, la deadline che di solito è sempre 31 fine maggio, maggio sì. Pare, no? E lì si comincia a scrivere chi vuole partecipare così. Ma è previsto, come di solito in casa editrice, la bocciatura, questo no, o essendo un'iniziativa di tipo diverso, sì, varrà le sbatte la testa? Sì, no, beh, c'è sicuramente una, come dire, un vaglio, perché in ogni caso vengono sottoposti sia Carlo che Armando D'Amaro, che poi è il curatore, e quindi ti dicono va bene o non va bene, certo, non è che proprio... Sicuramente sì, 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 scelta, sì, anche perché magari alcuni selezione. Non sono autori Frilli, come dicevamo. Sì, questo sì, è bizzarro. C'è qualcuno che anche è autore esterno e loro poi, D'Amaro e Carlo, fondamentalmente, chiamiamo giuria per dire, scelgono sì. Anche dai racconti esterni. Ma vengono sì. Invitati a partecipare? E sono loro che... Questo non lo so, sì, sì. Ma mi sembra però vengono fosse... invitati non nominalmente, cioè fanno un post, Facebook, esatto, si fanno un post in cui dicono... In cui dicono, ah, c'è questa antologia, eccetera, eccetera, se volete partecipare potete. Poi la gente, gli autori mandano e non necessariamente vengono scelti, ah, ma certo. C'è chi va fuori tema, piuttosto che... Poi questo era un tema, come sì. Diceva il collega qua di fianco, era un tema bello, bello complicato, perché non è facile coniugare giallo e risata. Ma tu... Per me, qua, per me non è difficile. No, io ero tranquillissima. Comunque. Infatti l'hanno detto anche loro all'inizio, la Varalli non avrà problemi. Con le sue squinzie, sì. Tra l'altro, intitolandosi Quei sorrisi noir, uno pensa: vabbè, una dark comedy, c'è cioè un po' di inquietante, ma ti lascia il riso. Poi vede l'immagine e dice: tanto riso non c'è, probabilmente, però richiama il pagliaccio. È esatto, it, esatto, esattamente, no. esattamente. Volevo fare una domanda. Alla signora Bellini, mi aspettavo questa Madame, uscita. Chissà cosa direbbe Frilli a questo punto, essendo genovese. Andiamo avanti. Parlaci un po' di questo passato dietro l'angolo. La interroghiamo anche sul suo. Non è preparata? Volentieri, volentieri. Come no, l'ha scritto lei? Beh, questo è un... Che tra l'altro Milano è una storia nera tra incubo e paura. Tra... Sì, intanto vorrei dire che il titolo è mio e Carlo generosamente me l'ha lasciato perché mi piaceva, che è una, credo che sia una rarità. Ah, perché possono mettere parole... In genere sono gli editori che scelgono i titoli. E l'ultima parola ce l'hanno sì, loro. Sì, sì, ma anche caspita. Sulle copertine, insomma, un po' tutti. No? Sì. Questa non, esatto. Me, non me la ricordo. E devo dire che ha scelto lui la copertina, è molto bella invece, proprio azzeccata, perché non era facile per questo romanzo, che è un romanzo psicologico ambientato a Milano, mm-hmm. E dove la protagonista è una donna di successo, che però viene da un... come dire, un passato un po' più difficile, cresciuta in un quartiere complicato di Brescia, il quartiere Carmine, cosa che non si dice lì, ma si diceva nel racconto dell'antologia precedente, Odio, amore in noir, che ha fatto da prequel praticamente. Qua nulla è lasciato al caso, solo Mazzavillani, e qui non si sa come.
E quindi vabbè. E niente, lei viene aggredita per strada, non vede l'aggressore e si ritrova per terra e lì comincia un po' tutto, perché questa donna molto sicura di sé dice vabbè, mi rialzo, me ne vado a casa, vabbè. Però poi rimane un po' scossa, dopo non succede più niente, però un po' si riprende, peccato che poi comincino a succedere altre cose e ci sono tanti colpi di scena. C'è in realtà anche un coprotagonista maschile, nel coprotagonista nel senso che è importante nella storia e che anche lui ha una storia complicata di un'altra maniera, diciamo, una storia familiare complicata. Noir questa storia, e si incontrano e tutto, complicazione si somma complicazione fino poi vabbè nel finale poi si capisce tutto più o meno, però ecco, non posso dire molto, ho ingarbugliato anche un po' apposta perché sennò i gialli era non si troppo può. Facile se no sì. Invece torniamo alla antologia. Un dato comune nei racconti, direi al 90-95%, è che viene nominato Marco Frilli, fondatore della casa editrice, papà di Carlo, che compare come personaggio in tutte le vostre narrazioni. Intanto perché? Se è una nota editoriale, una regola dell'ingaggio. E in seconda battuta, voi l'avete conosciuto? Era veramente così come lo descrivete? Chi vuole? No, non l'abbiamo conosciuto nessuno di noi tre, noi siamo entrati già con Carlo tutti quanti, e conoscevo la casa editrice, io sono, credo di aver acquistato il libro numero uno uscito da Frilli, che era Bruno Morchio, di averlo molto caro anche, e da lì in poi mi è piaciuto molto il prodotto della casa editrice, si caratterizzava soprattutto all'inizio per una scelta molto attenta ad autori, molto genovese, molto ligure, però molto attenta e molto valida. Parlare di Marco Frilli è una delle regole di ingaggio, okay. Comunque. Ogni tanto ti puoi trovare in difficoltà perché tu devi usare i tuoi personaggi seriali assieme a Marco Frilli. Ad esempio, i miei personaggi in questo caso sono contemporanei e Marco Frilli non c'è più, quindi bisogna trovare un escamotage per risalire a Marco Poi, Frilli. Spoilero, Giorgio è stato estremamente carino nei confronti dei suoi colleghi e delle sue colleghe, perché nel tuo racconto ci sono anche i personaggi degli altri. L'ha visto lì spolverati come il sale e il pepe, tipo le squinzie vengono nominate. È stato molto trasversale, molto molto carino. Varalli, tu a quante hai partecipato? Parecchie, dunque fammi memorizzare, quella dei gatti, 44 gatti, forse ho cominciato con la seconda, per cui fai te, sono 5, sì, ho cominciato con la seconda, gatti, c'è stato 44 gatti in noir, i luoghi del noir, poi qualcosa odio sui sapori, odio amore in noir, i sapori del noir, perché c'è stata anche una cosa tutto noir, tutto noir, tutto naturalmente noir. E poi questo appunto le risate, e che poi tra ci l'altro farà la musica. È il prossimo, si può già dire, oh, è un'anticipazione. Quei sorrisi noir, all'inizio doveva chiamarsi risate in noir, sì. Però poi appunto c'è stato tutto il problema di molti che sono in sole, però risate col noir è difficile dire, no? Allora alla fine l'editore Carlo Frilli ha modificato, anche con Armando penso, i curatori, ha modificato con quei sorrisi, che è un po' stempera un pochettino, no? La risata io lo vedo noir molto più inquietante, quei sorrisi, sì, noir, cioè effetti, risate, sì. Noir, cioè sembra più qualcosa, sì, comico, ma sì, con dei, invece quei sorrisi noir lo vedo molto più inquietante. È un po' simpatico anche la foto. Poi vabbè, c'è la foto, cioè, è palese che questo. In realtà alcuni autori erano riusciti a lasciare il tema della risata. Sì, io infatti un po', il mio sì, non ci sta dentro tanto con i sorrisi. Più con la risata. Sì. E noi poi quando esce il libro fate una festa, una presentazione, sì, congiunta? Sì, sempre a Genova, alla Feltrinelli, di solito il libro esce prima di Natale, ottobre generalmente, fine ottobre. Fine ottobre, inizio novembre. Esatto, inizio novembre. E, andiamo a Genova,
e facciamo questa presentazione, siamo in tantissimi, quindi è abbastanza una festa perché ci si rivede, sai, molti sono, non, oltre che genovesi, noi siamo di Milano, poi ci sono sparsi in tutta Italia, certo, gli autori frilli, quindi ed è una bella festa, ci si vede lì, poi di solito si va fuori a cena, è carino. È molto carino, anche molto, perché ricordiamolo ai nostri amici risoltisti, Frilli è probabilmente la prima casa editrice che ha puntato molto sul regionale, sul circoscrivere, esatto, in un territorio identificato e preciso le storie, e questa è sicuramente stata una delle sue marce in più. Poi ci sono tanti altri esempi noti e che amiamo altrettanto, ma probabilmente, che voi sappiate, già Marco aveva questa impronta. Allora, l'antologia no, perché è dedicata, no, a lui, no, quindi puntare sulla zona, sì, dice, puntare sulla zona, sulla direi di sì. Però lui era più genovese, i primi scrittori erano genovesi, quindi sì, non che... lo so, forse è stata una collaborazione tra Marco questo, e Carlo. Sì, bisognerebbe chiedere a Carlo. Ha cominciato con Genova, poi ha ampliato un po' la Liguria, cioè proprio l'ambientazione doveva essere lì, e poi man mano ha cominciato ad aprire ad altre città, sempre con l'idea però che deve essere chiara l'ambientazione, sì, sì, nominare proprio i luoghi. Beh, Michela, l'ambientazione vie, italiana, no? È chiaramente sempre locale, stata quella locale, sì, perché sì, io sì, di libri di Frilli, che si ambientano a New York non ne ho mai visti. No, no, infatti. No, ma cioè, soprattutto infatti, sono, però poi appunto ha aperto Milano, Torino, no, e poi esatto, via via, no? Perché esatto, poi via via, il territorio è molto importante nei gialli via, nostri. Però, sì. Mm-hmm. Secondo, e quindi credo anche che nell'antologia sia stato, che sia stato Carlo un po' aprire, non lo so esattamente quando è probabilmente successo, però probabilmente sì, però ce lo direi te Carlo, noi... perché prima o poi no, io penso che noi potremmo anche assentarci momentaneamente, lasciare i nostri ospiti che parlano tra di loro, perché cioè possono tranquillamente condurre da soli la puntata senza le nostre domande impertinenti, soprattutto mie. Parla per te. Non esatto, sia mai. No, c'era un'associazione che mi aveva dato prima di una recensione che mi aveva dato prima Sorgato, prima che noi iniziassimo la puntata, quindi insomma c'è qua scritto qualcosa. Mi ha colpito poi una frase che è stata utilizzata perché fa un riferimento a, a un film che è tra i miei preferiti in assoluti, cioè la trilogia di film che a me sono i miei preferiti assolutamente, che è Amici miei, in questo caso Amici miei atto secondo, siamo all'inizio, e c'è questa associazione che fa così la presentazione: ecco il tema di questa carrellata allegramente ma non sempre feroce. Il contrasto tra i toni leggeri dei racconti e le spietate azioni dei protagonisti danno all'insieme una visione della vita che, sfiorando il disprezzo per le convenzioni e i principi morali, rappresenta con scientifica crudeltà il lato comico di comportamenti mostruosi. Avete presente la scena dove al cimitero il Sassaroli Adolfo Celi prende di mira il giovane vedovo Alessandro Haber? La cattiveria cara a Mario Monicelli risulta esilarante nella sua ferocia. Che quella scena lì sì, è fantastica, sì, cioè fa ridere, ma poi uno ci pensa bene, è estremamente crudele, cioè cambiare la percezione che un uomo ha di sua moglie, facendogli credere di essere una donna estremamente fedele, una... Però sono stati molto più carini, sì, però, loro, esatto, via, non è però stato... diciamo mi aveva colpito questa associazione, cioè insomma, abbastanza decisa. Allora, direi che possiamo volgere al termine, però con buttando così come sulla tavola la famosa il pomo della discordia. Alla più bella. Ti ricordi che incipit è questo? No. Ai ai ai. No, ai. No, purtroppo no. Scusate. C'è uno che è andato in giro 10 anni per le isole greche su questo incipit. Vabbè. Poi me lo dirà l'assorgato. Ma vi rendete conto? Non ho quell'esperienza che ha lei. I sindacati, ci sono i sindacati dei conduttori. Ragazzi, ragazze, cari amici, se domani Carlo e Armando vi dicessero: io la vena creativa l'ho veramente esaurita, non la faccio più, dammelo tu l'argomento della prossima raccolta, che cosa suggerireste? E poi sfumando se ne andiamo.
Qui qualcuno deve iniziare. Qui è difficile, Michela? Io di solito mi metto lì, comincio a scrivere e poi ti viene delle cose e poi ne scelgo una, quindi avrei bisogno un po' di scrittrice. Michela ci ha appena detto che lei scrive in trans. ne abbiamo già fatti tante. Abbiamo fatto sorrisi. Una che ti piacerebbe? Non mi viene così. Riesco tanto. Le vacanze in noir. Non è male, sì. Sì. Ci piace. Il viaggio in noir, che potrebbe essere. Ecco, più qua non va bene. No, però un momento, viaggio non è detto che lo vai in vacanza, eh. Potrebbe essere un viaggio di lavoro, certo. Potrebbe essere... Abbiamo tante cose, non abbiamo il ballo, per esempio, quindi non so. Danza in noir. Bello anche ballo. Bello. Vuoi cimentarti anche qualcosa te? La montagna in noir? Adesso, partiti. Cucina in noir? Anche. Qui non ha avuto molto successo questa mia proposta. Ne abbiamo fatto uno però simile. Si intitolava Tutti i sapori del noir. I sapori del noir. Il profumo del noir. Bravissimo. Bello questo. Sappiate che mi appropinquerò immediatamente a registrare questo titolo in modo tale che così quando arriverà il momento qualcuno busserà alla mia porta. Certo. E io darò. Mi farò cadere così l'Iban dalla mano. Io vorrei dirti che c'è un famosissimo noir che si intitola Il profumo, non per sminuirti. Bellissimo, tra l'altro, il film, il libro è diverso sotto il libro certi. Bellissimo, anche il film. Belli tutti e due. Carlo, questa è la tua squadra, non solo racconti, ma addirittura titoli di antologie. Mettili sotto alla una. E allora, dalla vostra Alessia Sorgà. E da Nicolò Mazzavillani. Nonché da Michela Bellini, Paola Varalli, Giorgio Maimone. A presto. Io guardo sempre dalla parte sbagliata, invece devo guardare di là. Buona serata a tutti. Ciao. A presto. Grazie. Quanto c'è di giallo nella vostra vita? E quanto c'è di noir nella vostra vita milanese? Scopritelo con noi. A Risolto Giallo.